Davide è grande. Scopriamolo insieme, volete? Ciao, ciao. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie, grazie. Il grande! Il grande Domenico Modugno! Che grande gioia che mi hai dato! Mimmo, grazie. Grazie a te. Veramente la nostra canzone nel mondo ha girato grazie a Enrico Caruso, Beniamino Gigli e al nostro Mimmo nazionale. Grazie Marta e grazie Anna Maria. Grazie a te. Senti Mimmo, dunque... Buonasera tu lo a tutti che... innanzitutto. Certo. Buonasera a tutti quanti, a voi soprattutto, a tutti quanti. Allora, dico Mimmo Modugno è andato 7 volte a Sanremo e l'ha vinto 4 volte, ma non si è mai fermato soltanto al mondo della canzone. Mimmo ha anche recitato, ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia, ha interpretato per la televisione, per il teatro e per il cinema tantissime, tantissime cose e di grande successo. Senti... La mia biografa. Sì, la tua biografa, se mi vuoi io te la sì, scrivo. Sì, come la voglio. C'era Giampiero, chi era prima? Diceva che ti ricordavi tutto, che eri bravissimo. Era Carlo Alberto, ah. Carlo Alberto Rossi. Ma io... secondo me di più, la vera Lolli è lei. Può rispondere a 32 telefonate contemporaneamente. No, Un cervello elettronico. Ma io spero che più che un cervello elettronico si tratti di un cuore elettronico. Sì, sì. Ma perché ce l'hai pure. Carlo! Parlo per quello che mi interessa, certo, che mi colpisce certo. E che mi emoziona. Che ce l'hai. Senti Mimmo. No, di carne vera, sì, non sì. Di elettronica. Senti il cervello, Mimmo, vabbè. Tutte le canzoni che penso, io non ho la capacità di scrivere canzoni, le canto qualche volta. È molto bene. Grazie, anche perché sono state scritte molto bene quelle che canto. Quali? Quelle che hai scritto tu anche. No, tu ne hai cantata una volta sola. No, qui ne ho cantate più d'una, a parte il Volare no, che credo abbiano cantato in tutto il mondo. Io ho sentito Resta con Resta me, cantato con me. Da te, che mi è piaciuta moltissimo. Grazie, grazie tante. E ti faccio i complimenti adesso perché prima non l'ho potuto. Grazie. Prego. Senti Mimmo, quando si scrive, si canta una canzone, è naturale che questa canzone diventa una creatura, un certo. Figlio. Perciò si amano tutti i figli, belli e brutti. Brutti, certo. Di questo Volare come tu avrai raccontato sì, tu avrai raccontato tante volte come è nata, come ti è venuta l'ispirazione, eccetera, ma c'è un qualcosa di quel Sanremo, di quella vittoria, di quella canzone di Non detto che avresti piacere adesso a distanza di tempo di raccontare? Onestamente ci dovrei pensare su una decina d'anni. Ancora? Per ricordarmi tutto. Per ricordarti tutto, perché certo. Ci sono molti aneddoti su Volare. Ma per esempio io ho letto da qualche parte che ti l'ha ispirato un quadro, possibile? Sì, il quadro di Chagall. Allora è vero? È vero, è vero. E ma l'ha ispirato a Migliacci, il paroliere che ha scritto insieme a me le parole. Sì. Sì, ma la tua canzone è nata prima, la tua musica è nata prima delle parole, quasi sì. Sempre. No, succede. È nata insieme alle parole. Un giorno bello. Franco Migliacci, sì. Eravamo molto amici, sì. Amavamo e amiamo ancora la pittura, la pittura di lui, sì. E Chagall era uno dei nostri pittori preferiti. Sicché davanti a un quadro... No, una sera lui è andato a dormire. E parlavamo spesso di Chagall, sì. Ci guardavamo le... diciamo le litografie. I vari litografie sì, o sì. Libri che uno sì, ha sì. D'arte, no? Parlavamo, facevamo anche le gare di disegno fra me e lui. Lui disegna molto bene. Ah sì, non lo sapevo. Umoristicamente. Ah, io invece così so disegnare abbastanza. E allora facevamo le gare di pittura. Sì, sì. E quindi si parlava molto di Chagall, di Van Gogh, mm-hmm. Di Gauguin, insomma mm-hmm. di tutti i grandi pittori di tutti i tempi. Una sera si ubriaca, va a casa, mangia, così mi ha raccontato e così la racconta. Dice che ha bevuto un po' di vino, sì. Si è un po' imbrillacchiato e ha avuto questa immagine di quest'uomo, sì. Di questo omino piccolino che si dipinge tutto di blu
per confondersi nel cielo. Che bella però, è una bellissima immagine, veramente. E infatti, e così è nata, quando me l'ha detto, ho detto guarda, è un'ottima idea. E da quel momento ho incominciato a pensare alla canzone. Ah, vedi. Veniva tutto, però non veniva a volare. Cioè veniva, la canzone era nella strofa. Sì. Il ritornello era la strofa prima, che non era neanche così. Era tutta un'altra cosa. Senti, la gestualità. Poi un giorno invece io parlando con lui dicevo, mannaggia la miseria, questa canzone è bella l'idea, sono belle le parole, però ancora non c'è. Un giorno mi sveglio, era una giornata orribile, come in tutti i casi bisogna fare sempre il contrario, mi affaccio alla finestra e c'era una tempesta tipo oggi, che è stato orribile, proprio brutto, freddo, umido. Apro la finestra, mi siedo al pianoforte e incomincio a fare vola. Volare, cantare in 3 minuti è uscita fuori. Abbiamo preso tutti i pezzi. Tu sai che passi sempre in trasmissione da noi. Allora abbiamo cercato tutti i successi che non erano almeno già passati, o perlomeno non tante volte. Ma lì c'è un grande errore sulla giacca. Sì, non è Sanremo quello là. No, c'era nera, è un'altra trasmissione. Sì, è un'altra trasmissione. Infatti c'era tutta la scenografia. Sì, ma lì potevo farlo perché non era Sanremo. Certo, Sanremo là c'era proprio una regola fissa. Bisognava vestirsi come dicevano loro. Giampiero, posso rivolgermi a lei con affetto, devozione e gratitudine? Perché tanto ossequio? Perché tanto ossequio? Perché tanto ossequio, signor Giampiero? Perché il mio sentimento è il mio sentimento nei suoi confronti. Grazie. Per farle questa domanda. Sì, sì. Negli ultimi mesi della sua vita, di questi ultimi mesi, 3 cose che l'abbiano fatta come volare nella politica, perché lei è nella politica, certo, nello spettacolo e nella sua vita privata. Dunque, nella politica è stato quando ho messo piede nella Camera, quando sono entrato per la prima volta, mi sono seduto, quando c'è stata l'inaugurazione dell'anno, diciamo. Sì, l'anno. E quando hanno chiamato uno per uno i deputati, gli onorevoli. D'accordo. Quando ho sentito onorevole Domenico Modugno, mi sono alzato in piedi e ho volato giù, verso la Iotti. Nello spettacolo ultimamente. Ma ultimamente non ho fatto niente, quindi ma posso... magari una cosa che lei ha visto e le è piaciuta talmente quando mi ha telefonato Pavarotti Luciano, ho fatto un imbroglio. Non ti preoccupare, ho tolto quando mi ha telefonato Luciano Pavarotti per informarmi che cantava Volare e che voleva la mia impressione, come si dice, il mio parere, mentre la incideva a Bologna con l'Orchestra Sinfonica di Bologna in una cattedrale del Cinquecento, una cosa bellissima. Ecco, lì ho avuto una grande emozione quando ha intonato il primo Volare. Mi sono sentito sollevare per aria. E nella vita privata invece? E nella vita privata, quando ho visto un lampeggiare di cosce bianche di una bella ragazza poco fa. Orora. Ancora non scritta, tua. Ideale, un titolo che ti ronza un'idea. Magari, vuol dire che avrei già l'idea per la prossima canzone. Ma una cosa la sulla quale ti piacerebbe. La sto cercando ma non l'ho trovata ancora. Non ce l'hai in testa? Mi voglio tuffare nei tuoi occhi. Ah, che bello. E arrivare giù fino al cuore e portarlo su. Che bello. una pesca. Senti. Ma non proprio nel tuo. No, in generale. Sì. No, perché non voglio fare qualche suscettibilità. No, niente. Non c'è da, sei libera. Io no, però. Allora è meglio, meglio restare sulle generali. Comunque hai un buonissimo profumo. Come si chiama? Non lo si dire. Può dire? No, non lo dire. No, non lo dico, no, me lo tengo per me. Poi te lo fregano. Non si dice niente, mai. Allora non ve lo dirò. Una donna non deve mai dire il profumo che ha. Perché se è buono te lo rubano il giorno dopo. Non vale più. Bravo! Senti Mimmo, io non ho parole per ringraziarti. Come perché si chiama, mi hai fatto. A me me lo vuoi dire però. Ah, buono. No, buono, me lo vado a comprare subito io. E lo regalo agli altri. Alle donne non lo regalo. E non vale, no, ma poi ti do la parola d'onore, non lo fai, veramente. Grazie. Te lo giuro, va. Domenico Modugno, grazie Mimmo. Grazie a te. Tutti per te, gli applausi del nostro pubblico. Grazie. Eh sì, eh sì.
Grande Domenico! Grazie! Ciao, grazie, grazie, grazie!